Buon pomeriggio in diretta da Piazza Cavour. Si è concluso il rally AC Como, si è concluso da poco, stanno arrivando i protagonisti. Questo è il terzo classificato, Luca Rossetti. A vincere è stato il figlio di Felice Re, Alessandro. Una grandissima prova ieri, oggi in difesa. Terzo posto per Luca Rossetti, lo vediamo qua davanti a noi, con una Piazza Cavour decisamente piena di persone, di appassionati, per salutare i protagonisti. E io voglio andare subito a salutare il presidente dell'ACI di Como, Enrico Gelpi. Ci vediamo frutto del tracciato lungo l'arco dei due giorni. Enrico, ecco, siamo qua in diretta, ne approfitto anche del presidente Bongiacca. No, vieni anche te, tu sei il presidente, ovviamente. Grande prova questa, abbiamo detto stamattina, grandissima prova di Re, gran bel rally, Sì, è andato tutto bene, abbiamo fatto oggi la Val Cavarnia e Val d'Intelvi, due passaggi, tutto bene. Un bello spettacolo sportivo anche di pubblico, quindi e anche tanta gente anche qui all'arrivo, sì. Siamo molto soddisfatti, come Automobile Club è un bel successo, grazie. Complimenti ancora Chico. Presidente, buongiorno. Buongiorno, tu sei un appassionato di motori. È la mia passione, le automobili. Ma perché non ti abbiamo visto invece sulla macchina? Ormai non ho più l'età. Comunque è stato un bellissimo rally. Un bel rally. Veramente con prove molto interessante. E anche soddisfazione che ha vinto Comaschi, no? Comaschi, grandi protagonisti, assolutamente. Questo è il palco con tutte le coppe, sono veramente tantissime per i protagonisti. E beh, sì, è anche una bella promozione per il territorio, non ce n'è bisogno. Al Cavagna, però, devo dire che è una scoperta bella. Bella, no? Poi io sono anche orgoglioso perché la maggior parte delle strade della provincia, e penso che hanno visto tutti che sono abbastanza ben tenute, perciò sono soddisfatto anche di quello. Grazie Presidente, grazie. Un saluto, abbiamo sentito le autorità, andiamo a sentire i protagonisti. Come ha detto, ha vinto Alessandro Re, il figlio di Felice Re. Secondo posto per Corrado Fontana, terzo posto per Luca Rossetti, eccolo qua, lo sentiamo tra poco, le sue emozioni. Tanta gente in Piazza Cavour per vedere l'arrivo dei protagonisti. Arriva Corrado Fontana con la sua Hyundai, secondo classificato a 12 secondi, eccolo qua. Corrado Fontana è stato un grande protagonista, ha sfiorato la nona vittoria nella Rally di Como, è andato vicino, eccolo qua Luca, perfetto. Luca, allora sentiamo anche te, un tuo commento con una macchina nuova, diciamo, sei soddisfatto, terzo posto, gran bel risultato. Non è male, non è male, anche se ad arrivare qui ero abituato ad arrivare sul gradino più alto del podio, tre volte su tre, però non sono per niente, cioè sono molto soddisfatto, scusami, non ho avuto la velocità in questi due giorni di Alessandro Re e di Corrado Fontana. Grandissimo Re, che giudizio ne hai? Ah, è stato fortissimo, è stato veramente, ha fatto una gara incredibile, ieri ha costruito il risultato, oggi l'ha difeso bene, oggi non era per niente facile, soprattutto in Val Cavarnia c'erano delle condizioni particolari, e complimenti a lui. Io lascio andare perché forse non so se devi andare. No. Comunque io ho fatto del mio meglio, sono contentissimo. Conosci bene le strade di Como? Sì, però, le conosco bene, la macchina non la conoscevo, ma mi ha divertito moltissimo. Com'è questa nuova auto? Molto reattiva, molto ben bilanciata. Perfetto, grazie Luca Rossetti, grazie. Adesso andiamo a vedere Corrado Fontana, secondo classificato in questo rally a AC Como, è andato vicinissimo al successo, sarebbe stato il nono per lui. Sentiamo le sue opinioni. Comasco, Fontana con la sua Hyundai, eccola qua. Intanto è arrivato anche il vincitore di questo rally, l'abbraccio con papà Felice, Alessandro Re, ha vinto questo rally di Como. Felice è stato un grande pilota, ovviamente, e credo che ha trasmesso la passione al figlio, che oggi qui in Piazza Cavour a Como si gode questo grande successo davanti al pubblico di Como. Questo è Corrado Fontana, secondo classificato per 12 secondi, grande prova anche per lui, oggi soprattutto ha vinto tutte le prove speciali, ma non è bastato, perché Re è stato veramente un grandissimo protagonista.
solo un attimo di pazienza e poi sentiremo anche le parole di Corrado Fontana. Ecco Corrado, allora al volo, un giudizio al volo. Ecco, vai, vai. Una giornata davvero stupenda. Eh beh sì, abbiamo l'esperienza di 8 anni con questa macchina, quindi peccato non averla chiuso con la vittoria, però siamo soddisfatti, abbiamo fatto veramente una bella gara. Qualche rammarico per la prima tappa? No, no, assolutamente, fatti molto bene anche ieri sera, quindi nessun rammarico. La mettiamo in pensione davvero questa Hyundai allora? Purtroppo sì, anzi è già gli ultimi anni che crociamo le dita, perché purtroppo certi ricambi non esistono più e quindi... C'è andata bene che siamo arrivati... È una ti dispiace un po'? Beh, tanto, 8 anni ormai è cucita addosso, ho tanti bellissimi ricordi legati a questa macchina, quindi è un peccato. Possiamo dire che il marchio Fontana, tra virgolette, festeggia comunque a Como questa sera? Beh, sì, sicuramente, a passo è divertito alla grande, ha vinto bene, e poi Teo ha fatto una gara bellissima, perché in mezzo alle Rally 2, insomma, con la Rally 3, molto bene. Bene, grazie, complimenti, ciao Corrado, grazie, e questo è il vincitore del Rally di Como, che è il figlio di Felice Re, Alessandro Re, giovane grande protagonista, ha vinto ieri tutte le prove speciali, oggi si è difeso, ha tenuto il vantaggio di 12 secondi e con lui e con questo vantaggio ha vinto con l'Apollo che vedete qua davanti a noi, il rally di Como numero 43, grande protagonista. Adesso vediamo prima le interviste di AC Sport, poi facciamo due battute anche noi con Alessandro Re. E ovviamente prima c'è stato anche l'abbraccio con il papà Felice qua in piazza Cavour, una grande enorme soddisfazione per questo ragazzo. Ieri è stato grande. Eccola qua la sua macchina. Ultima cosa, festeggiare la vittoria in casa come piazza del genere, con questo pubblico come ex. Eccolo, allora due parole ancora con lui, con il protagonista. Vincere, dicevi, con i colleghi di AC Sport a Como davanti a questa piazza. Che emozione incredibile, grande prestazione, complimenti davvero, sei stato strepitoso ieri, oggi in difesa. No, grazie, credo che il livello sia stato veramente alto, un po' tutta la gara, un po' tutti. Noi abbiamo sfruttato molto il fatto di essere allenati, di conoscere bene la macchina, le strade e le gomme, soprattutto che ieri era fondamentale poterle conoscere bene e sapere quali scegliere. Quindi credo che tutto sommato sia stato un weekend molto positivo per noi, anche in preparazione di Sanremo. C'è la settimana prossima, cerchiamo di continuare così. Ti è mai capitato di vincere una gara in testa dall'inizio alla fine come qua a Como? È già successo, ma mai in casa, anzi alla Rally di Como del 2019, dalla seconda prova speciale, perché la prima l'aveva vinta papà. Però sì, comunque io credo che questa gara sia stata abbastanza tirata, comunque non si potevano fare ragionamenti, non si poteva fare amministrazione, perché comunque Fontana è un pilota fortissimo, con una gran macchina, e sapevamo che avrebbe attaccato fino alla fine. Dedicato a papà, direi che il pensiero è un abbraccio a papà che ti ha trasmesso questa grande passione. Sì, sì, sicuramente. 20 anni fa ero lì sul palco insieme a lui, di fianco a lui sulla macchina, quindi oggi è un giorno speciale. Che emozione Alessandro, grazie, complimenti, complimenti. Facciamo spostare l'auto e... Bene, allora abbiamo sentito i tre protagonisti. Intanto è arrivato anche il sindaco, ci sono le premiazioni dei tre protagonisti, Rossetti al terzo posto, Fontana secondo e primo Alessandro Re, avete sentito che emozione, lui che 20 anni fa era qua col suo papà Felice sul palco, papà che è stato un grandissimo protagonista, che gli ha insegnato tanti segreti e che oggi è qua con lui a festeggiare ovviamente.
Intanto sono le interviste di Rito sul palco, direi che abbiamo sentito praticamente tutto qui da Piazza Cavour. Vi faccio rivedere ancora i protagonisti, ripetiamo ancora la vittoria di Alessandro Re, figlio di Felice, ragazzo giovanissimo che adesso si prepara al Monte Carlo, come avete sentito, con la sua Polo, la numero 7, che ieri ha fatto veramente faville, ha vinto tutte le prove speciali, oggi si è difeso dall'attacco di Fontana e quindi ha chiuso il rally con 12 secondi di vantaggio. Eccola qua la sua vettura. Lo vedremo con Toyota magari, perché eccola no? Qua. Grande la vettura che ha vinto il rally di Como. Nicola Gonnella, terzi assoluti. Sale sul palco intanto Corrado Fontana. Secondo posto. Si è raggiunto il presidente Bongiasca, presidente della provincia di Como, dava accenno ora al pilota che è arrivato sono terzo le tante coppe agli eccellenti strade organizzatori. Sulle cui direi curve. Va bene, quindi vince Alessandro Re, grande protagonista, una grande emozione. Eccolo qua festeggiato da tutto il suo staff con l'Apollo numero 7. È volato letteralmente ieri nel triangolo lariano, oggi in Val Cavarnia e in Val d'Intelvi si è difeso, ma si è difeso alla grandissima. Intanto sale sul palco Corrado Fontana, la Hyundai da oggi non la vedremo più con Fontana, va in pensione, lo avete sentito prima. Abbiamo sentito anche Chico Gelpi, questi sono altri protagonisti, direi che da Piazza Cavour è tutto. Ah no, aspetta, c'è anche Marco Silva, andiamo magari a sentire anche lui, altro comasco, grande protagonista di questa prova. Eccolo qua, Marco, buongiorno, quarto se non sbaglio, quarto posto, quindi vabbè, complimenti davvero perché hai fatto una gran bella prova, è stato fortissimo Re oggi veramente. Largo ai giovani, è giusto, giovani è giusto così. Io alla mia età ti sei difeso bene però Marco, spero di aver fatto divertire anche chi viene a vedere questo sport che è meraviglioso, per cui è per quello che corro. Ecco, infatti la passione non è ancora finita. No, io ho ancora il carattere e il cervello di 20 anni, dopo tutto il resto ho la mia età. Quarto posto davvero, come l'hai trovato le prove in Val Cavarnia, Val d'Intelvi? Molto impegnativi, perché comunque... poi quelle di notte ieri sera ti sono piaciute? Sono a casa mia, di conseguenza hanno un fascino particolare. Complimenti, grazie Marco, complimenti ancora. Chiudiamo da Piazza Cavour, dopo che è salito sul palco Corrado Fontana, secondo classificato, e adesso poi come vedete lì sta per salire Alessandro Re che vince questo rally di Como. Quarto posto per Marco Silva di Canzo, eccolo qua, anche lui comasco, una grande prestazione anche per lui nonostante, come avete sentito, la non giovanissima età. Direi che è tutto da Piazza Cavour, il rally si è concluso, grazie, buon pomeriggio, arrivano i protagonisti e poi tutti i dettagli vi diremo anche sui nostri social. Per il momento è tutto, grazie da Piazza Cavour, buon pomeriggio a tutti voi.